Bentornati amici di GigoPower Gamers, e siamo qui al terzo episodio di Skyblock. E come potete vedere alla mia destra c'è il mio amico, dillo tu come ti chiami. Lord Loren. Ciao ragazzi! Ciao a tutti, come vedete sono anche cresciuti degli alberelli in diretta. E mentre eravamo... non stavamo registrando, ci siamo impegnati a farmare un po' di pietre. Facciamo vedere che abbiamo potenziato il nostro generatore di cobblestone. Oh yeah, e adesso possiamo farmarlo in due, in questo modo, uno da un lato ed uno dall'altro. Eccoci qua, abbiamo creato questa cesta e guardate quanta cobblestone abbiamo farmato. Un massacro. Io ho fatto le slabs. Yes, bravissimo. Spieghiamo perché ho fatto le full slabs. Esatto, perché oggi avevamo in mente di ampliare la nostra isola, ma non in orizzontale, bensì di alzarla in verticale e rivolgersi, avvicinarci sempre di più a quella bellissima luna, che è molto bella lì, splendente. Esatto, infatti il nostro scopo, stavo dicendo, è quello di arrivare a camminare sulla luna. Esattamente. Perché... ho fatto un sogno, però. Dimmi, ho fatto un sogno. Dimmi. Ho sognato... dove sta? Eccola. Ho sognato che un giorno quella luna sarà mia. La vedi? La vedi quella luna lì? Sì, la vediamo. Vedo anche il tuo collo spezzato. Esattamente, perché in questo momento non vedo altro che la mia luna. Vedi, io posso anche cagarmi addosso in questo momento, guarda. Ma io è lì che voglio andare. Dai, Luna, bando alle ciance, lì ci arriveremo. No, non te ne andare, Luna. Iniziamo. No. Luna. Stai là, ok? Ma è vero che in questo server non fa mai giorno, giusto? Come no? Qui c'è il ciclo giorno-notte. No! Dai, su, non essere triste, dai. Dai, mettiamoci al lavoro, su. Va bene. Allora, quando fa giorno mi devo coprire. Vuoi fare tu le scale a chiocciola che progettavamo di fare? Ok, devo fare... degli scalini. Ah, sì. Io penso, intanto, ad innalzare dei pilastri che ci serviranno... che ci aiuteranno a fare il secondo piano. Bravo, bene, tu innalzi. Innalziamoci al cielo, alle stelle, come facevano i filosofi dell'antica Grecia, no? Esatto. Esattamente. Io ho fatto bensì 24 scalini. Eccezionale. Allora, vediamo un po' che ci si può fare. Come la vuoi che la faccio, questa scaletta a chiocciola? La fai come meglio credi, tanto sei un artista, allora, siamo artisti, e vai ad ispirazione come vuoi. Senti, ho un'idea, vedi questi bei paletti qua che tu hai messo? Sì. Perché non ne mettiamo uno al centro della mia scala a chiocciola? E io te li metto qui. Mettilo dove pensi sia necessario, vai, bravissimo. Ma qui su non si può salire, giustamente. Tac. No? No, perché allora, è come una fence. Ah. Quindi non si può sorpassare. E tu hai anche ragione. Oh, bravo, metti le scalette. Tac. Io te le schiaffo. Guarda come siamo abili nel costruire assieme. No, mi serve un piccone. Comunque sì, siamo maestri del picconaggio e... costruttaggio. Guarda, degli esperti assurdi, degli esperti del costruttaggio, ragazzi. Degli esperti pazzeschi. Non abbiamo... siamo tipo Minecraft senza frontiere, quasi. Ah, decidiamo un po', il pavimento vogliamo farlo in... Legno massello. Allora vado a prendere il legno. Bravissimo. Prendi il legno massello, quello che abbiamo ordinato. Che abbiamo ordinato con le nostre mani. Con le nostre mani l'abbiamo ordinato, esatto. Guarda, qui metti poi mi spieghi come si ordina il legno con le mani.
si prende in mano un'ascia, vai vicino ad un albero, chiedi all'albero, scusi, posso dargli un'asciata sopra il tronco? Ah, ecco, vedi, l'albero c'è il trucco. Non risponderà perché giustamente non sarà neanche d'accordo. E infatti, avevo questo presentimento. Quindi, niente. Guarda, all'altezza io direi che metti un'altra scaletta e siamo ok, eh? Così inizio a fare il pavimento. Bastarda di una scala. Ti piazzi, scala, basta. Mentre noi lavoriamo duramente, raccontami un po' cosa hai fatto oggi, sentiamo. Ma che cosa? Aspetta, un secondo che mi sto arrabbiando con me stesso. Allora, piazza prima il blocco giù. Ma perché sono un... Vabbè, sono un ignorante, basta. Devi puntare. Ok, bravo. Sì. Allora, raccontami cosa hai fatto oggi, dai. Allora, oggi sono stato a lavorare sul mio altro... sulle mie altre puntate. E su una puntata, ragazzi, che sto preparando. Una nuova. Ah. E... A parte diciamo i tutorial che sto facendo sull'FTP Unlimited, ma sto preparando anche questa nuova serie del Let's Play Yogcraft. Quindi stavo preparando un pochino le cose da farsi, diciamo, per così dire. Ma non è un po' troppo basso? No, va bene. Vediamo. No, c'è. Hai quella sensazione mentre sali le scale, però c'è. L'altezza è quella giusta. Perfetto. Poi se è troppo basso innalzeremo un secondo piano senza problemi. Va bene. Sono d'accordo. Ah, ecco cos'è che dava la sensazione di bassezza. Era questo blocco qui che non avevo tolto. Perfetto, ok. Bene. Abbiamo fatto la nostra scala a chiocciola. Ah, comunque, ragazzi, vi mostro un attimo. Dice non possono stare a vino cippa, però. Ti seguo. No, volevo far vedere ai nostri amici come si facevano questi pilastri di queste stone fence. Perché non tutti sanno. Dai, ho perso la connessione, aspetta che torno. Ah, ti hanno sbattuto fuori, bene. Eccolo, sto qui. Ok. Mi vedi? Dove sei? Sono dietro di te. Sì. Perfetto, shortissimo, vai. Quindi, no, volevo soltanto fare... Magari se tu vai alla crafting table e fai vedere ai nostri amici come si fanno... Vai, spiegamelo. Allora, devi mettere tre... Un attimo, prendo la cobblestone. Tieni. Ah, ok. Te ne servono 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, devi mettere 3 in basso. 1, 2, 3. Ok. E metti 3 al centro, subito sopra quelle. 1, 2, 3. Ah, no. Eccolo qua. No. Ho appena disegnato un pisello di cobblestone. No, vuoi mettere allora io okay. Ne ho messe 3 nel ripiano quello più basso. Ok, allora parliamo in righe e in colonne. Dammi le coordinate. Esatto, x, y. Ok, allora parliamo sempre sul piano y. Ok, quindi orizzontale. Ok, quindi vuoi mettere 3 sul piano y inferiore, chiamiamolo 1, 2, 3. Quindi l'1 è quello più basso, più vicino allo 0, okay, ovviamente. Come se dovessi fare delle slab, quindi. Come se dovessi fare delle slab, esatto. Okay, e ne metti 1, 2, 3. Ok. E adesso fa Y2. 3 in Y2. Sembra battaglia navale. Aspetta. Quindi nella colonna. No, non sto capendo. Le devo mettere. Allora, Y1. Allora, chiamiamolo così. Y1 e sono le 3. Allora, tre parliamo solo per colonne. Inferiori. Parliamo per colonne. Dimmi, colonna 1 okay. Qui parliamo per righe. Okay, parliamo per righe perché okay. In orizzontale. Ah, forse quindi forse riga 1 no. Riga 1 e riga 2. Riga 1 partendo dal basso. Esatto, e riga 2 okay. È quella centrale. Okay. Quindi riempi tutte riempi riga 1 e riga 2 di cobblestone. Ok, 1 e 2. Ah, a posto. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta.
Quindi, ragazzi, vedete, facciamoci un applauso per questo difficilissimo crafting. Perché attenzione, amici, qui siamo a dei livelli inauditi di crafting. Livelli stratosferici, senza nessun tipo di stop, insomma, non lo so come. Sto zitto, basta. Comunque, ragazzi, quando vi dicevo che quasi poche persone sanno fare questi colonne di pietra, intendevo dire anche Beraman non le sa fare. Esatto. Oh, guarda, guarda cosa è cresciuto qui. Ehi, salve. Ah, Super Melons. Possiamo quasi iniziare a nutrirci. Infatti, tra un po' dovremmo anche fare una coltivazione, direi. Io intanto faccio altri due semi e allargo la coltivazione, visto che ci siamo. Molto bravo. Perché non sarebbe una cattiva idea solo per questo, eh. Allora, mi serve una zappa, ovviamente chiamata zappa. Una zappa. E Io non ho zappe. Houston, c'è un problema? Abbiamo un grosso, enorme, gigantesco, mastodontico problema. Devo venire lì? No. Cosa sta succedendo? Dove... dove è finita la terra? Come dove è finita? Guardami. Ti guardo. Io faccio così adesso, guarda. Ma che testina. mi hai fatto prendere un infarto, due pacemaker. Che testina. Ragazzi, per favore. Oh, guarda, voglio se morire. Salti dal primo piano che abbiamo fatto puoi entrare dentro una nuvola. Grande, aspetta che arrivo. Vieni a provare. Dentro del... Vieni a provare anche tu la nuvola. Vieni nella nuvola con GFG. Vieni nella bellissima nuvola GFG. Ti divertirai un mondo. Un casino. Tantissimo. No. Abbiamo un'altra fonte di acqua infinita qui, tra l'altro. Eccezionale. Ok, no, per un attimo pensavo dove erano finiti i bucket di acqua. Ma invece li ho trovati. Ero soltanto spaventato. Non poco, devo dire. Perché, ragazzi, sappiate, qua quando si tratta di perdere alcune risorse, qui si parte in cascetta, ma di brutto. Perché se qui perdi risorse non vai avanti. Per esempio, risorse come la terra, in una mappa normale di Minecraft non serve niente, nemmeno tanto buona come materiale da costruzione, ma in questo momento la terra è la nostra salvezza, praticamente. Esatto, ed è per questo il motivo per cui ci siamo agitati tanto prima. Esatto. Ma io penso che si capisca. Barry, dicami. Ascoltami. Io adesso ti faccio un regalo, sei stato molto buono con me, con la terra. Aspetta, prima saltiamo... No, non c'è più la nuvola. Oh, c'è del cibo. Aspetta che mangiamo assieme. Decidiamo dove fare la sala da pranzo qui, dove vogliamo farla. La facciamo qui. La sala da pranzo dovrebbe essere attorno agli alberi. Guarda, noi qui... No, mangiamo sull'albero come le scimmie di un tempo. Ok. E perché le scimmie di oggi non... aspetta, okay. Sta arrivando anche una nuvola. Io non ho mai mangiato mentre mi passavo. Aspetta, che non le vedo, devo mettere la grafica. Guarda, ti dico che ci sei appena entrato. Vai, mangia adesso. Eccezionale. Okay, romantico nelle nuvole. Vai, okay. Nella nuvola. La vedo. Miam. Sporcaccione fatto bruttino. Ok. Mucho buono. Perfetto, adesso siamo dentro le nuvole. Meraviglioso. Che poi ho notato, le nuvole sono dei blocchi 3x3 che si muovono. Non so, forse le vediamo diverse le nostre nuvole. Perché io non lo so, io le vedo. Io vedo una mega nuvola gigante.
pure io, qui sul proprio dritto di fronte a me, questa qua, no? E io la vedo come un blocco 3, per, cioè un blocco 3 alto o 4, no, 4 alto, secondo me, è tipo trasparente, non so. Comunque secondo me l'avremmo dovuto fare un pochino più alto, beh, perché gli alberi sono abbastanza alti. No, no, è bello, è come avere un giardino. Ah, ok. Ah, ok, ok. Ma quindi la casa la pensiamo a un livello superiore? Guarda, pensavo io pensavo... No, guarda, noi adesso facciamo così, guarda cosa ho progettato. Allora, qui ci sono le scale a chiocciola. Qui adesso sì, io farò un muretto. Ok. Ok. Qui okay, ci sarà una porta. Ok. Ok. Sì. E questo qui sarà il balconcino della casa da cui possiamo ammirare l'orizzonte. Non vedo la tua testa, vedo soltanto il tuo corpo. Stai dentro la nuvola, quindi non vedo una mazza. Vabbè, quindi, comunque, parentesi idiota. Ok. Quindi dicevi, sì, qui la porta. Mettiamo una bella porta, ok. Ok. Saremo strettini? No, no, questo qui è solo l'ingresso, la... Ah, ok, alla ok. Casa. Quindi, perché non ci facciamo finestre? Sì, il problema è che qui scarseggia molto il vetro, quindi magari le facciamo... Beh, ci possiamo mettere le fence... Anche. Facciamoci le chiudiamo con le fence di legno. Sì, sì, direi proprio di sì. Facciamo una cosa, tu sei l'addetto agli interni. Ok, io sono il decoratore. Ok. Grande. Quindi magari... Ok, guarda, per... Allora, guarda, per un interno sexy devi avere un po' di tatto, un po' di gusto, non puoi essere un caffone, Sai come sai. Oddio, tesoro. C'è, devi capire che c'è una logica dietro ogni decoramento. Non puoi abbinare un rosso acceso con un rosso spento. Con un rosso perché spento. Si spengono a vicenda e dopo l'acceso fa l'offeso e non si accende. E non è più acceso come era spento una volta. Esatto. Ok, mi sono immedesimato nel ruolo. Oh, sono cresciute anche le carote. Grande, allora vediamo un attimo come si fa. No, le devo rompere. Ok. Ce ne ho tre. Adesso una la ripianto. Anzi, no. Sono un genio. Aspetta. Io spero che gli altri che ci stanno guardando sappiano quanto sono genio, oltre che saperlo da me stesso, diciamo. Immagino. Dici, quando... dici che lo sanno? Sì. Sì, ok. Certo, stanno tutti dicendo quanto è genio Lord Loken. Infatti, perché mi sento molto, molto genio, devo dire. Devo ammetterlo, ecco. Di solito sono un tipo molto umile, ma in questo momento mi sento genio. Ok. Ciancio le bande. Mettiamo due carote. E questa la mettiamo da parte in caso succede qualche catastrofe. Che sono una bomba atomica esplode. Ah, comunque. Nel server. Nel server quello Ultimate del Feed the Beast stavo pensando di portare avanti tipo un discorso di come fare una centrale nucleare. Presente quelle centrali nucleari enormi, gigantesche con i reattori e tutte le ciminiere che hanno i reattori dentro, quelle cose assurde. Stavo pensando di fare una cosa del genere. Sarebbe veramente niente male. Che alla fine manco serve, perché non ti serve un impianto del genere per far girare una centrale nucleare, però soltanto per il gusto di avere tipo una struttura enorme, gigantesca, dove metterti 6-7 reattori nucleari che funzionano tutti insieme. Sì, direi proprio che sarebbe una cosa molto, molto carina. E secondo carina, me è anche molto difficile, almeno per quello che so io. Sì, ma io col nucleare ci mangio. Senti un po', vogliamo dare un nome alla nostra casa? Io direi di chiamarla... la casa allegra. Allegra
casa. Allegrasa. Allegrasa. Villa Allegrasa. Ok, aggiudicato. Villa Allegrasa. No, non ci entra Villa. Aspetta. GFC. No, metti Villa. Vita su... Metti GFC in alto, in mezzo ci metti Villa e sotto Allegrasa. Ok, Villa Allegrasa. La... Oh, ottimo che ho pensato adesso. Vai. Senti quanto è bella. GFG, Villa Allegrasa, la casa che ti gasa. Non ho parole, basta, vado Allegrasa. A buttarmi di giù. Senti, abbiamo un problema, casa. Allegrasa. Che ti gasa. Casa che ti gasa. Wow, fantastico, venilo a leggere. Vabbè, basta. Senti, abbiamo un problema qui, giusto? Gli alberi non cresceranno mai. Come no? Perché non c'è spazio. E vabbè, li spostiamo.